Le mie imitazioni non servono per catturare il pescatore, servono per catturare il pesce. Concludendo, l'imitazione deve piacere al pesce, non al pescatore. Scendiamo velocemente verso la curvatura. Dove applicheremo delle codine prelevate da un collo di gallo. Effettuiamo il classico passaggio. Subito dopo, davanti, applicheremo due fili di seta, uno oliva e uno beige chiaro. Saliamo uniformemente. Togliamo ciò che non serve. Ora con una lama andremo a fare questa operazione con molta attenzione. Sia col filo chiaro, sia che con l'olivastro. Attenzione perché si potrebbe rompere. Ora con questi due fili andremo a formare l'addome in questo modo. Siamo in questo punto. Applicheremo ora un bastoncino di foam nero. Controlliamo che sia perfettamente perpendicolare al tutto e subito davanti per effettuare le ali del polipropilene. Incrociamo come più volte abbiamo visto e fatto. Ora, con l'aiuto della pece, prepariamo un cordoncino con del pelo di montone tinto oliva. Del pelo grossolano. Procediamo in questo modo. Incrociamo in mezzo alle ali. Passiamo subito dietro. Applichiamone ancora un pizzico.
Ora con lo spillo non faremo altro che dividere le ali e piazzare in mezzo il foam. Centriamo. Rifiniamo con la classica testa. Annudiamo. Ora con lo spillo di montaggio effettueremo questa operazione. Districate bene le ali, le taglieremo come più volte già abbiamo visto. Divarichiamo. Applicheremo la classica goccia di colla per chiudere il tutto. Un ultimissimo veloce controllo. Ed il gioco è fatto. Grazie per l'attenzione. Concludendo, l'imitazione deve piacere al pesce, non al pescatore.